Ora invece andiamo, se è pronto il collegamento con Canonica Dadda? No, non ancora. Sì, ok, siamo pronto, chiedo scusa alla regia, il collegamento con Canonica Dadda e con il primo cittadino Gianmaria Cerea che ritrovo e saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. E allora, siamo a Canonica Dadda, come vanno le cose attualmente? Beh, siamo in procinto di partire con un servizio di raccolta puntuale di rifiuti che partirà il 1° ottobre, quindi in queste settimane ci sarà la consegna di questi bidoncini dedicati per ogni utente, con tutta un'informazione della GECO, la nostra società partecipata dei rifiuti, e tutta un'informazione anche correlata a tutti i cittadini per come devono correttamente comportarsi per questo nuovo servizio che ci auguriamo consenta una maggiore e migliore differenziazione, che poi vuol dire alla fine anche un discorso innanzitutto ambientale e poi anche di risparmio economico. Quindi iniziato a maggio, fase di rodaggio, ora si fa sul serio. A maggio abbiamo inaugurato invece l'ampliamento del centro di raccolta rifiuti, che è molto, molto particolare, con un sistema di ingresso controllato da delle tessere personalizzate per utenze domestiche e non domestiche, ed è una tettoia fotovoltaica da 50 kW che deve essere ancora collegata. Adesso a ottobre, sempre in tema ambientale e rifiuti, partirà proprio il sistema di raccolta porta a porta della frazione differenziata col bidoncino taggato per ogni utente. Cioè, pago, l'idea è questa, per quello che consumo. Ci saranno ancora le quote fisse da addebitare a ciascun utente, ma se sono bravo a differenziare plastica, carta e vetro, la mia frazione differenziata, indifferenziata, diminuisce, e quindi non sono obbligato a mettere il bidoncino quando è vuoto e quando è pieno a metà. Quando è completamente pieno, lo metto fuori dalla mia porta e passerà la società incaricata, che lo raccoglierà e mi addebiterà quella raccolta puntuale. Perfetto, quindi iniziative all'insegna dell'ambiente, come appunto i finanziamenti ricevuti con il bando ACSEL per gli impianti fotovoltaici, si riferiva a quello prima. Sì, abbiamo ricevuto, e questo lo realizzeremo nella prossima primavera, un finanziamento col bando regionale ACSEL per degli impianti fotovoltaici sul tetto del municipio. Rifaremo un impianto, questa volta sarà più ampio di 50 kW, e uno sul tetto della palestra barra scuole medie. La particolarità di questi impianti è che sono dotati anche di batterie per la ricarica, per ovviamente compensare la richiesta di energia quando il sole non c'è, e quindi sono un po' la nuova frontiera dell'utilizzo di queste fonti rinnovabili, che per noi a Canonica fa parte di un progetto più ampio che si chiama Canonica Zero CO2. Abbiamo fatto i nostri calcoli, e per le utenze pubbliche, quindi sto parlando di scuole, municipio, uffici pubblici e illuminazione pubblica, abbiamo fatto un calcolo che riusciremmo, tramite fonti rinnovabili, essenzialmente fotovoltaico e microidroelettrico, sul quale ci stiamo lavorando, visto che abbiamo molte rogge, molte fiumi che potremo sfruttare, diventeremo indipendenti dal punto di vista della produzione di energia elettrica. Quindi tutto quello che consumiamo a livello pubblico sarà autoprodotta sul posto, e a impatto zero. È un progetto sul quale ci stiamo lavorando, ma abbiamo già le basi, e questo finanziamento è una quota parte di questo progetto che presenteremo ufficialmente nei prossimi mesi. Abbiamo ancora un minutino al di là delle iniziative per l'ambiente, altri investimenti, magari con i fondi che sono arrivati da Stato e Regione. Beh, sempre la messa in sicurezza, con un altro nostro pallino, la messa in sicurezza delle strade, che qui sono tutte provinciali, quindi stiamo completando il primo lotto su via Brembate SP141, qui di fronte, qui invece interviene la provincia con la messa in sicurezza del ponte, e dall'altra parte la città metropolitana con questa variante, la famosa variante di Vaprio, che però servirà anche a noi perché scioglierà un po' tutti quei nodi di traffico che ci sono lungo la direttrice Bergamo-Milano. Alla fine ci siamo arrivati, entro fine anno dovrebbero completare quest'opera, che sarà beneficio anche per il nostro traffico, quindi abbattere l'inquinamento, e anche questo è un tema senz'altro ambientale. Va bene, buona ripresa, visto che il mese di settembre è l'insegna delle ripartenze, anche a Canonica Dadda e al primo cittadino Gianmaria Cerea. A presto. Buona giornata anche a voi, arrivederci. Grazie, siamo in diretta.